Siamo un attimo attenti che qua è pieno di spine con uno di vita. Ah, cazzo! Salve a tutti i corsari del web, io sono il Corsaro e quest'oggi vi do il benvenuto su Hollow Knight. Eravamo rimasti con un fatto molto importante. Intanto però, già prima cosa, dove è finita la nostra amica? È tornata a casa sua, spero. Dove è finita? È scomparsa. Ah, ok, eccola. Mi ero un attimo spaventato, sapete com'è, povera, è indifesa, Comunque sia. Vediamo intanto, abbiamo un po' di soldi, vediamo se Sly vendeva qualcosa, però attimo, adesso... Ehi, compriamo tutto? No, non possiamo. Compriamo il frammento di ricettacolo, però, che è il più vicino all'essere completato. E infatti, manca solo un pezzo. Comunque, quest'oggi ci dobbiamo dedicare al backtracking, ragazzi! Perché qua ci sono tante cose da fare nel backtracking. Andiamo un secondo a vedere, almeno lo guarderò io. Ragazzi, io direi di andare con calma. Intanto concludiamo tutte le cose che ci sono da fare ai sentieri dimenticati. Perché due cose mi vengono in mente attualmente. Il famoso vermetto che non siamo mai riusciti a prendere è anche un punto dalla quale non siamo mai riusciti ad andare. Vi ci porto così magari vi rinfresco un po' la memoria. Il vermetto dovrebbe trovarsi qui se non mi sbaglio. Oh sì, amico mio. Aspettate un secondo. No, dai. Non è possibile. Si deve prendere per forza col super. Ah, no. No. Fregati. Non si può prendere col super ska. Come si prende? Mi schianterò. E infatti. No. Tutte le mie supposizioni erano sbagliate. Come si prende quel verme? Che potere assurdo bisogna usare? Non lo so. Ho molta paura. Però adesso andiamo in un punto in cui sono sicuro che lo super scatto serve. Che fail però. La prima cosa che mi è venuta in mente era sbagliata. Che cazzo. Ah, eccolo qui, signori. Partiamo. Via. Ah. Ok. Qua c'è lo shortcutino. Credo sia uno shortcut. Cosa c'è quassù? Quassù siamo in un brutto posto. Ah! Ci attacca, no! Ci attacca! Ok. Non dimmi che è da qui che viene la pestilenza, sarebbe... Ah, aia! Ho sbagliato lato. Ah! Non fare lo scasso, Cois! Non è il momento. Dobbiamo far fuori tutti i miscredenti. Ma noi siamo dalla parte del re. No, non è... teoricamente noi vogliamo far fuori il regno. È quello che ho capito. Oh shit! Siamo chiusi in trappola! Ragazzi! Non so se ce la farò, ma sì, ce la faccio. Speriamo. Allora, c'è ancora un nemico qua, è fatto fuori. Ne arrivano altri? Sì che ne arrivano altri, mamma mia, è il nido di questi affari. Sono scarso! No! Non lo fate! Non lo facciate! Aia! No! 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 Ok? Aia! No! Let's! No! Pezzente! To! A posto? No! Quanto dura? Ehi! Vale! Ma via! Che bravura! Siamo il guerriere più forte di nido sacro! Teoricamente sì! Muori! A posto? Oh! Si è aperto un passaggio! Ottimo! Beh, siamo vivi! A posto, no? Però io volevo fare questa strada non per andare a destra, ma per andare qui a sinistra, perché sentivo... Battiti il cuore? No, ho sbagliato tutto, ragazzi. Andiamo, andiamo dove veramente conta. Di qua. Sì. Ventre ardente. Risucchia le anime di chi lo indossa e le utilizza per far nascere dei piccoli. I piccoli non hanno alcun desiderio di mangiare o di vivere. Si sacrificheranno per proteggere il genitore. Ah, in parole povere, le nostre anime non le possiamo praticamente più utilizzare perché le fa nascere dei piccoli. È interessante. Devo dire, è molto interessante. E abbiamo finalmente
sgamato una delle cose più vecchie della nostra serie, perché questa cosa era rimasta in sospeso per tantissimo tempo. Molto molto bello. Adesso però dove possiamo andare? Perché qua è finito. Ragazzi, qua abbiamo finito tutto teoricamente. A parte quel vermetto che ci manca e non sappiamo come prendere, qua è finito tutto. Wow! Cioè, non mi aspettavo, abbiamo finito i sentieri dimenticati. Vi rendete conto? Più o meno. Uè! Da dove arrivi tu? Maledetto! Ok, vado. Ma ormai siamo fortissimi, ragazzi. Nessuno ci può più far paura. Comunque sia, andiamo alla stazione e ci dirigiamo a Verde Via, perché là c'è la cosa più wow. Ovvero il lago di Un, ragazzi. Possiamo attraversarlo ora. Ok, siamo qui. Allora, il lago di Un è là. Poi anche là e anche là sotto. Però là sotto non mi ricordo qual era il problema. Forse era veramente il super scatto. Però non lo darei per scontato. Forse era un problema tipo quello di andare molto in alto. Però adesso vediamo. Intanto ci dirigiamo assolutamente al lago di Un, che era qua. Mamma mia, il nostro primo incontro con i sognatori è stato qua. Molto inquietante è stato, perché dicevo, aspetta, ma pensavo di essere io un essere superiore, invece sono loro a quanto pare. Però alla fine credo che nemmeno loro lo siano. Forse loro lo sono diventati, ma non lo sono di natura. Forse, non lo so. Dobbiamo ancora studiarci meglio come funzionano quelle cose. In fondo è un regno molto strano, è decaduto in rovina per via di una pestilenza nata ancora non si sa in quale modo. Comunque sia, finalmente lago di Un, e approfittiamo di questa seggiola, perché era qui per un motivo sicuramente. Quindi mappa aggiornata e andiamo, ragazzi, dobbiamo attraversare il lago. It's time. Super scatto. Allè. Cosa è successo? Cioè, noi abbiamo fatto tutto questo solo per uccidere una libellula? Aluba. Passivo insetto volante che predilige le acque acide. Una vita senza pensieri, vissuta in alto, sopra le nostre teste. Se una di esse dovesse avvicinarsi troppo al suolo, però... Cioè, in parole povere... Io ho fatto questo... Tutta questa storia della... Ma siamo sicuri? No, aspettate, riproviamoci. Secondo me c'è un mistero. Ok, questa... Aia. Proviamo a tornare indietro. Ma neanche... Ehi! Sì, lo super scatto è bellissimo, ragazzi. Cioè, si... Stava per fare lo scherzone il super scatto. Allora, va bene. È finita così. Era per uno speciale bestio che non saremmo mai riusciti a... alla quale non saremmo mai riusciti ad arrivare senza il super scatto. Comunque ci sta per completismo. Però mi sarebbe piaciuto avere un segretino là. Però vabbè, non possiamo avere tutto dalla vita. Piuttosto il segretino, beh, neanche segretino, il completamento dell'area è sicuramente laggiù. Perché quello, assolutamente, noi non potevamo proprio andarci. Ci era negato l'accesso. E quello lì voglio assolutamente vedere. Poi faremo anche un altro giretto bello bello al picco di cristallo, perché lì un vermetto abbiamo lasciato da parte. Abbiamo lasciato da parte un bel po' di cose. E anche lì un luogo con lo super scatto. Infatti approfitteremo quando torneremo al picco di cristallo in questa puntata per andare a vedere anche se riusciamo a beccare il verme. Povero vermetto, l'ho abbandonato praticamente. Oh, mi fa così pena. Qua c'è pianta carnivora. Questo è il loco? Più o meno, un po' più avanti. Questo qui è il luogo, ragazzi. It's time to do it. Via! Oh, aia! Cosa? Cos'è questa canzone figa che è arrivata? Ah, ho sbagliato tasto. Allora, riproviamoci, È una cosa molto difficile, ragazzi. Qua c'è un segretone, qualcosa di figo. Voglio farlo. Ragazzi, noi adesso ci mettiamo qui. Aspettiamo che passi, perché non voglio beccarlo in faccia. Vai! Ale! Ok, ragazzi, siamo pronti? Appena passano. Via! Ah! Ah! No! Dai, Kois, possiamo farcela! Corsari, infondetemi la vostra forza. Dobbiamo...
Raggiunge la fine di questo luogo. No, ho sbagliato, non c'è da fare il super scatto. Appunto, c'è da rimbalzare qua, l'avevo capito dopo. Ah, due. Ah, ah. Ok ragazzi, dobbiamo resistere. Abbiamo solo uno di vita. E ora? Dobbiamo scattare. Vai. Wow. Complicato qua. Ah, no. Abbiamo fatto? Siamo arrivati in fondo? Siamo messi malissimo, ragazzi. La prima cosa che ci picchia, siamo morti. Qua c'è un nuovo rancido. Ma è un bene andarci? Io vado oltre. Poi c'è... Si può tornare indietro da lì? Sembra di no. Forse sì. Boh, sentite. Andiamo avanti, va, che questo è già un luogo nuovo. Non voglio cercare di morire. Era abbastanza complicato il metodo. Oh, oh. Siamo un attimo attenti, che qua è pieno di spine, con uno di vita. Ah, cazzo. Ci ha fregati. C'era anche una panchina. No. Ok ragazzi, siamo tornati qui. Ripigliamoci l'ombra. Ombra? Non è che sei più forte ora che ho preso... Ok, no, ancora tre colpi, va bene. È ancora accettabile il suo potere, diciamo. Ok, e da qui super scatto. Vai! Ok, va bene, ce l'ha portato qui. Vai, sediamoci qui, per bene. Bene, abbiamo un checkpoint. Entriamo qui dentro, cacchio. Cioè, questo qua è il luogo segretissimo. Uno dei maestri! C'è un maestro da culo. Un visitatore? Perché ti sei intrufolato qui, piccoletto? Forse perché come te piace scoprire cose nuove? Io sono Sheo e in una vita precedente ero un maestro d'aculeo. Sì, il mio unico scopo era diventare più forte e perfezionare le mie abilità con l'aculeo. Credevo fosse la mia sola vocazione, ma quel sentimento è svanito col tempo. Ora sono in cerca di una nuova vocazione, qualcosa che parli alla mia anima e mi spinga ad andare avanti. Ecco perché passo il tempo qui, isolato, cercando di padroneggiare l'arte della creazione, dipingere, scolpire. Queste cose mi danno un piacere diverso. Non sembri colpito da ciò che ho detto. Cercavi Sheo, il maestro d'aculeo? Sei qui per imparare un'arte dell'aculeo? Ti insegnerò, se insisti. Ah, impara, impara! Vediamo un po' se... Oh, guarda che fa col pennello, che bello! Aspetta, cos'è? Attacco potente. Tieni premuto per convogliare l'energia sull'aculeo. Rilascia il pulsante senza tenere premuto su o giù per eseguire l'attacco potente. Allora, apprezzi il mio lavoro? Brandire un aculeo o un pennello non è poi così diverso. Penetriamo nel mondo per poterlo guardare più a fondo. Per ora, comunque, non ho più niente da insegnarti. Il tuo cammino prosegue. Solo tu puoi vederlo. Buona fortuna. Praticamente è da tanto tempo che non facevamo... Ma questo è il colpo potente. Se invece premo su, immagino che fa... Ok, ok, va bene. È da tanto tempo che non faceva... Questo invece è proprio attacco potente. C'è proprio... È proprio qualcosa da fare a qualcuno che è proprio... secco, del tipo che non... non capisce più cosa fa. Cioè, del tipo che... Insomma, o qualcuno che si sbilancia e appunto gli puoi fare un bel colpo molto molto potente. E altre cose. Adesso però vediamo, perché non era finita, ragazzi. Non è finito, si può salire qua. L'ho visto. E questi insetti sicuramente servivano a tale scopo. Credo. O forse era un checkpoint che andava fino in fondo. Mamma mia, ragazzi, che geni che sono. A parte che posso usare il super scatto per arrivare in fondo. Anche io sono un po' scemo. Ehi, aspetta, però strano che c'è un blocco. C'è un blocco, vai, andiamo. Ok, il blocco era per fare qualcosa. Aia. Buttati giù senza dar fastidio. Ok, bene, bello, carino questo. E adesso scendiamo. Un luogo intrigante, ragazzi.
Siamo andati alla stazione del re. Perché noi là possiamo andare in quel corridoio dell'ascensore. Questo è molto interessante anche, cavolo. Cioè, un superscatto ci permette di andare in luoghi segreti. Cioè, più che segreti, non lo sono segreti perché ci sono, ma irraggiungibili. Ecco il termine. Luoghi irraggiungibili normalmente. Adesso eliminiamo questi insetti nobili perché è quello che sono, ormai io credo di averlo perfettamente capito. Poi magari ditemi anche la vostra, se sono i nobili o no. Cioè, secondo me sono insetti nobiliari, no? Quelli un po' più puro sangue. Se si fa puro sangue anche per gli insetti, non lo so, però vabbè. Povero cavaliere ciccione, 3 colpi servono per ucciderlo. Ora siamo veramente diventati molto potenti, molto pericolosi. Ok, di qua dovevamo andare. Allora, proseguiamo, giusto? Così. E... super scatto! Ok, ci siamo, ci siamo. Rifacciamolo. Vai! Scaliamo. Vediamo un po' come è fatta. È uguale in tutto e per tutto a come è fatto l'altro ascensore, quello che porta di sotto all'antico bacino. Ok, vediamo cosa c'è. Beh, se andiamo ancora più in cima probabilmente saliamo fino in cima appunto. Però questo è il segreto. Dove porta questo corridoio? Un'altra, un'area. Un'area nuova. Dove stiamo andando? Ho sbagliato tasto. È un'area nuova? Punto di domanda? Oppure è semplicemente un punto sconosciuto? Ah, strano. Sembra essere completamente vuoto. Cosa strana. Per fortuna che sono voluto tornare qui. Perché, ragazzi, anche il fantomatico lago blu, noi potevamo solamente attraversarlo nuotando, però ora con lo super scatto, teoricamente, dovremmo essere in grado di salire sopra. Usiamo lo super scatto per adesso. Le particelle dell'acqua volando sopra! Cioè, ragazzi, ma questo gioco è un giocone, cazzo. Perché non l'ho giocato quando è uscito? Ok, ah, ok. Come avete potuto vedere, con il super scatto siamo riusciti ad arrivare in cima. Però sicuramente quassù c'è qualcosa di particolare. In fondo era un luogo delle terre del riposo. Tutto questo solo per questo? Veramente? Devono essere importanti allora, perché nasconderne uno così è strano. E noi abbiamo fatto questo per questo. Va bene, cioè è un po' particolare, però ci può stare in realtà. Perché dobbiamo solo scoprire come utilizzarli. Fatto sta che adesso, visto che siamo arrivati ai sentieri dimenticati, andiamo al picco di cristallo, visto che siamo così vicini. Oh, anche da lei, cacchio! Dovremmo poterci... possiamo comprarlo perché ne abbiamo la facoltà, ma non abbiamo i soldi. È diverso. Ai ai ai. Secondo voi, dov'è quell'arena? Perché anche l'arena è rimasta in sospeso tantissimo, eh. Cioè, vorrei combattere insieme o contro quell'insetto, perché... andrà veramente tanto agguerrito. Vorrei trovare l'arena. Però non sapevo proprio dove si possa trovare. Prendiamo l'ascensore e torniamo al picco di cristallo. Ok, siamo ritornati qui. Allora, abbiamo un paio di cose da fare. La prima cosa però che voglio fare assolutamente, a parte essere colpito da questi insetti laser, è assolutamente... Dio santo. È assolutamente andare nel secondo super scatto, ovvero qua.
Vediamo un po' cosa si nasconde qua. Attendiamo un secondo il laser. Ora, aia! No, c'è proprio un momento preciso in cui tutti e tre smettono. Ora. Merda. Mi sa che qui c'è un altro maestro da culo, perché può essere. Vai. Ok. Aspettiamo un attimo. Ora. Ok, qua c'è. Ok, Dallas si torna indietro. Siamo in una caverna di cristallo. Oi. Bella. Una caverna fatta completamente di cristallo. Concentrazione profonda. Formatosi all'interno di un cristallo durante un lungo lasso di tempo, attira le anime dall'aria circostante. Le anime verranno concentrate più lentamente, ma l'effetto curante sarà raddoppiato. Wow! Bello! Quindi siamo proprio all'interno di un cristallo gigante. Figata! Bene! Molto bello! Ovviamente noi qua non abbiamo completato il picco di cristallo, perché se vi ricordate qua noi avevamo incontrato un'altra capanna di sciamana, di strega comunque, no? Di maga, che non avevamo, non eravamo riusciti a raggiungere, quindi siamo cascati proprio precipizio fino in fondo alla terra di riposo. Ecco, magari se non faccio stronzate... E questi soldi? I soldi non crescono nei cristalli. Che battuta, sono simpatico. Andiamo di qua. Se non sbaglio questa era un'area tutta buia in cui volteggiavano dei stronzetti. Incantesimo rapido. Ok, il nuovo incantesimo sciocca. Buono. Continuiamo ad andare avanti. Aia, maledetto che sono. Fuori, abbiamo masterato questi insettoni. Ok, potevamo andarci solo col super. Ok, probabilmente è la sorella a questo punto, perché non può essere assolutamente la nostra veggente. Allora lei è proprio un'altra strega che ci insegna un altro incantesimo. Si può solo scendere così. Andiamo allora, vai. C'è qualcuno? Poggio cristallizzato. C'è qualcuno in casa? È là? Aia. Vabbè. A quanto pare c'è qualcuno in casa, ma è molto aggressivo. Magari sono solo i cuccioli, le guardie del corpo, no? I cani da guardia. Sì, però vattene via, che sennò non posso neanche provare a salire. Allora, scendiamo un po' qua, c'è altra roba. Certo, però, se esiste una padrona di casa, mi riterrò personalmente offeso per aver impedito a un essere molto pericoloso di entrare in casa propria. Oh, abbiamo masterato quegli esseri di cristallo brutti. Aia. Ok, è cattivo questo parkour, perché... vabbè, girati. È cattivissimo perché bisogna avere una precisione assurda. E bisogna essere anche abbastanza veloci da far tutto giusto. Però là, cosa pretendono che io faccia? Ok, così. Per delle anime. Io ho perso due dita per delle anime che non mi faranno recuperare. Vabbè, fa niente. Grazie. Continuiamo la scalata allora. Dobbiamo salire fino in cima, evitando di morirci male. È un po' particolare. Qua sotto cosa c'è? Ci sarà sicuramente qualcosa. Però noi proseguiamo qui a sinistra, che sembra la parte più sensata. Qua sotto. Forse devo liberarla. Amica. Come va? Cosa succede? Tenebra discendente.
Abbiamo potenziato anche quello. Wow. Stiamo potenziando i nostri incantesimi nelle versioni più oscure. È un po' inquietante se ci si pensa, però è figo essere più potenti, no? Almeno fino a che non si perde il controllo, intendo. Non so, però dobbiamo vedere ancora un paio di cose prima di andarcene. Però questa è un po' di lore, perché significa che quegli esseri, quella strega, era una di noi. Cioè, una di... era uguale al nostro essere, cioè, era appunto un'ombra. Come si fa? Verme! Vermetto! Per fortuna è vero, perché cacchio, è complicato qua. Ma si scende così... Ah! 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 Ok, qua dentro non c'è nient'altro, constatato. Sono caduto nel buco e siamo tornati in un punto in cui eravamo poco prima. Al vermetto però al momento no, nel caso lo piglierò un'altra volta, perché o magari sempre in questo episodio, ma in un altro momento, perché al momento lo sto registrando di sera perché mi era proprio venuta voglia di giocare a Hollow Knight e quindi siamo qua. E avevo voglia appunto di scoprire tutte le cose che c'erano oltre i super scatti. Magari anche il vermetto era nascosto dietro un super scatto, però al momento avevo voglia di trovare solo quelli. Perché per ora abbiamo trovato tante robe fighe. Continuiamo. Ehi, sì, scusate, è stato un brusco risveglio. Allora, sicuramente dobbiamo fare da lì a lì uno super scatto, no? Però da dove a dove? Questa è la domanda. Scendiamo un po' che così vediamo meglio la mappa. Ah, oh, ok, allora dobbiamo andare lì per fare uno super scatto, però ormai siamo scesi. Ma in realtà non ci costerebbe nulla. Ok, visto che da lì sotto è più ardua risalire, tanto vale prima fare da qui. Ma in realtà è la stessa cosa, è la stessa cosa. Andiamo prima giù. Giù, qui all'antico bacino. A parte che dobbiamo anche andare qua sotto, quindi ci andiamo subito, tipo, Up. Super scatto. Ahia! C'era. Oh, ok, ci siamo. Amico? Un diario del viaggiatore, povero viaggiatore, ti sei un po' malridotto. Però anche lui era capace di fare il super scatto, essere qui. Oppure è successo qualcosa al terreno. Povero mulo. Adesso però sapete come dovremmo un po'. Ok, perfetto, ce ne siamo andati da qua. Ah, ehi, stavo facendo un po' di canto lirico a un certo punto e io non ho mai cantato in lirica, e questo è il problema. Ok, scendiamo nell'antico bacino, ragazzi, perché là c'era una robetta proprio che già è un luogo molto profondo. Poi se c'è anche un luogo in cui devi usare lo super scatto per andare avanti, cioè tipo che c'è anche una panchina. Cioè qui, secondo me, incontriamo un altro maestro che si è proprio rintanato dal mondo. È voluto proprio scappare via. Corifex è ancora qui. Particolare la cosa. Di solito Corifex non rimane troppo in un luogo. Comunque, vediamo un po' che cosa otteniamo qui. Allora, intanto la panchina. E adesso, ragazzi, pronti? Partiamo! Via! Stiamo tagliando tutte le fronde. Ah, oh! Ok, è stato un brusco atterraggio. Vento? C'è vento. Perché c'è vento? Cos'è? Ragazzi, c'è vento. Cioè, siamo fuori. Ma com'è possibile? Siamo talmente in profondità che... C'è anche l'effetto di vento, i soldi volano via. Ragazzi, dove siamo? Perché qua si scende? No, aspetta, siamo in trappola. Devo per forza scendere. In che guaio ci siamo cacciati?
quanto stiamo scendendo! Oh Gesù, è un ciccionissimo. È lo stesso coso furioso che avevo incontrato tanto tempo fa, però ciccione. Beh, non era nemmeno considerato un mini boss, infatti, perché era strano. Adesso è sopra. Ora. Però non possiamo ucciderlo. Questo sì, invece. Cavolo! La è dura questa, però, ucciderla. Dobbiamo ucciderla con molta tensione. Anche perché qua... Ok, abbattuta. La è un attimo dura. Cioè, siamo in un luogo molto particolare. Siamo... Oh, Gesù. Vabbè. Qua scendiamo ancora. Ragazzi, dove cacchio stiamo andando? Che inquietudine entrare in una di queste bestie. Una chiave semplice! Wow, chiave semplice. Dovevamo trovarne qualcuna. Abbiamo trovato troppe serrature. No. Ok, utilizziamo l'invincibilità che ci ha dato il corpo. No, 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 dobbiamo... No, dai, non possiamo morire qua. Ok, ok, siamo riusciti a sfuggire. Mamma mia, che dura. Certi quei cosi sono uccidibili solo se ci si... solo se ci metti l'impegno, eh. In nessun altro modo, se no. Ok, questo dovremmo riuscire a ucciderlo perché è in un punto abbastanza easy. Certo, però ci stiamo morendo, eh. Ok, è morto, per fortuna. Oh, che fatica. Però come usciamo da qui? Cosa? Spettri? Cosa sono? Sono spettri di quel materiale. Ok, qua dove andiamo? Vedi questi insettuccoli? Minuscoli proprio, qui ci... Però è un luogo più morto di quello che era prima, cacchio, cioè, è terrificante. E cosa c'è di qua? C'è costruzioni, cioè... Oh! Cosa ho svegliato? Cosa? Ragazzi! Stiamo per combattere ricettacolo spettacolo. Oh cavolo. Il suo nome è inquietante, dice un sacco di cose su di noi. Ragazzi, dice un sacco di cose su di noi. Noi non siamo un essere. Noi siamo un ricettacolo. È molto inquietante questa cosa, eh. Non è per niente buona. Di che cosa siamo il ricettacolo? Non è buona per niente. Ok. No, ho sbagliato tantissimo. Dovevo curarmi. Gesù, no, non mi lascia proprio tempo. Ragazzi, ricettacolo spezzato. Cioè, io pensavo che... Ok, io avevo capito che eravamo qualcosa di particolare, non eravamo qualcosa di realmente di questo mondo, però non pensavo che fossimo un costrutto. Cioè, questa è la cosa più di lore che abbiamo incontrato finora. Cioè, noi non siamo un essere vivente. Noi siamo... Cavolo. Scusa, che significa? Che non possiamo passare così? Oh, Gesù. Dobbiamo farci la strada sempre... sempre quella. Mamma mia, è pericolosissima questa strada, dai. Vez. Non c'è nemmeno un modo per farla normale. Cavolo, comunque... Io sono rimasto un po' sconvolto, no? Siamo dei ricettacoli. Cioè, quindi, quel messaggio... Quando diceva che il ricettacolo è asceso...
Oh Gesù, può essere che parlava del cavaliere vacuo, quello che ha sacrificato molto per salvare Nido Sato. E per forza quello è il ricettacolo asceso. Perché è lui che ha fatto le cose wow. Ok, qua c'è lo shortcut, non l'avevo visto. Però ragazzi, adesso, chiariamoci. Se noi siamo dei ricettacoli, siamo il ricettacolo della nostra ombra, che per forza qualcuno ha inserito in un esoscheletro di insetto, ovvero quello in cui siamo noi, quest'ombra, ma a quale scopo? Dovrei capire lo scopo di tale Gesù, che cazzo ha fatto? È impazzito completamente. Cioè, in realtà non è che è impazzito, sono le bestie che sono entrate dentro di lui che creano questi moveset nuovi. Cioè, lui combatterebbe come noi, se no. Per forza li combatterebbe come noi. No. Ok, approfittiamo del suo stordimento per curarci. Via! No, ci ha dato un colpo di troppo. No, 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 no. Oh! Curati, 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 che secondo me è una seconda fase questo qua. Liberazione. Cosa? È ancora vivo. Ci ho guardati per un secondo. Ok. Però non ci è ancora consentito tornare indietro. Quindi non era un guardiano, era proprio un qualcosa che era lì, per caso. Che cosa c'è però di qua? Oh mio Dio. Ragazzi, particelle di tenebra. Oh. Cos'è? Ali del monarca! Fermi in space mentre sei in aria per battere le ali. Usa queste ali etere per sorvolare i nemici e scoprire nuovi percorsi. Oh mio Dio. Wow ragazzi, l'abbiamo trovato. Non avrei mai creduto potesse essere qui. Cavolo, questo backtracking si rivela sempre più sorprendente. Appunto perché se no senza di queste col cacchio che potevamo andarcene. Però sono ali spiritiche, cioè non sono ali da insetto, credo, sono proprio ali. Oh. Oh mio Dio, siamo ritornati qua. Nel mondo dei sogni. Stiamo per incontrare lui. Stiamo per incontrare un nostro simile. Fratello perduto. Ehi, aspetta un secondo. Non era mia intenzione sfidarti di nuovo. Cacchio, è anche più forte di prima. Ok, no, no, no. Cacchio, curati. Ho esagerato. Dobbiamo stare molto attenti. È più forte. Ah, siamo solo stati banditi dal sogno. Ok, riproviamoci, cacchio. Non mi arrendo così facilmente. Quindi, effettivamente, non è un mondo reale. È un mondo
del sogno. Cioè, se noi moriamo lì, non moriamo nella vita reale. Cacchio, però è vero che adesso ho il doppio salto, effettivamente. Non l'ho manco sfruttato. Che si può sfruttare benissimo in battaglia. Però noi volendo possiamo scendere per... Non possiamo scendere per di qua, scherzavo. Ok, stavolta sappiamo. Abbattiamolo, il nostro fratello perduto. Ma il fratello perduto di quell'ombra o il fratello perduto nostro? Perché anche noi siamo ombre. Gesù, però, dobbiamo aspettare più concentrati. No, ragazzi. Non riesco... Bisogna capire i moveset, cacchio. È come una vera boss fight. Cioè, è una boss fight. Gesù, però, mi spawnano questi cosi. Tremendi. Stiamo attenti. Gesù, però... No, è proprio stronzo, eh. Cacchio, no! Non dovevamo risvegliarlo. Gesù si è sentito minacciato, giustamente. No, ragazzi. È tremendo. Cioè, per tremendo intendo tremendamente fo... È cattivissima! Ragazzi, cioè, quei cosi spawnano a una velocità sorprendente. Lo aiutano tantissimo. Però, uè... Quando ci metto a fare una cosa, io ce la faccio. È tremendamente difficile, ragazzi. È qualcosa di mostruoso questa, è la boss fight più difficile fatta finora. Ho sbagliato. Ora. No, no, no. È mostruoso, ragazzi, mostruoso. Cioè, fanno tutto le melline perché... Vedete? Cioè, sono tremende, tremende. Cioè, spawnano troppo... hanno un spawn rate... Hanno un spawn rate troppo elevato, quelle merde. Ragazzi, è difficilissimo. Thank you.
Cazzo, ragazzi. È tremendo, io veramente ci sto mettendo anima e corpo, però è complicatissimo. Gesù, Gesù. È fortissimo. Io sono qua da un'ora. Io sono veramente qui da un'ora. Non so cosa vi ho mostrato, se tutte le morti una dietro l'altra o cosa, però questo nemico si sta promettendo troppo forte. Però è troppo tosto. Cioè, puoi anche imparare il moveset, però secondo me mi faccio troppo poco danno. Servono a quello più forte, forse. Servono anche dei riflessi migliori. No, ragazzi. È terrificante il modo in cui spawnano i cosi, perché veramente cattivissimo, troppo cattivo aggiungerei. Sono stati spietati qua i programmatori. Questo è stato fatto proprio per essere difficile, poco da dire. Difficile anche stronzo, se per questo. Un'intelligenza artificiale che combatte le pensate dei giocatori. Perché l'ho notato, Cioè, quei cosi sono programmati per spawnarmi in punti dove il giocatore potrebbe andare. È proprio. Il giocatore deve pensare peggio di una macchina, cazzo. Gesù, ragazzi, l'AMI ha fatto veramente lo scherzone, cazzo. Cioè, non mi ha beccato il coso e quindi non mi sono potuto curare. Cioè, questa era la volta buona, cacchio. Ce la stiamo per fare, eh. Ce la stiamo per fare. Thank you.
Mamma mia, ragazzi! Gesù, ce l'abbiamo fatta veramente? Pace! Noi, ragazzi, è stato un massacro. È stato veramente un massacro questa boss fight. Accetta. Quante me ne dai? 1000 voglio. 400. Armonizzazione. Ragazzi, questa è stata la cosa più devastante che io abbia mai fatto. Cioè, ok, ne ho fatte di boss fight toste, ma questa probabilmente era una delle più toste. Me la ricorderò per sempre, cazzo, il fratello perduto. Classico boss segreto ultra hardcore. Un po' sbagliato, se lo super scatto. Però ragazzi, è stata bellissima, cioè io mi incazzavo veramente tantissimo, però era bellissima la boss fight. Cioè, era stronza maledetta con tutto quello che serve a una vera boss fight. E qui sopra, ragazzi, c'è la peggio merda. Noi ora ci andiamo, va bene? Perché abbiamo il mantello. Ci sediamo alla panchina e via. Cioè, là ci sarà veramente la peggio. Noi qua sotto abbiamo scoperto la peggio. Noi veniamo da qua sotto, lo dico. Noi nasciamo qua, le ombre nascono qua sotto. Però è strano perché il nostro personaggio è venuto da fuori. È venuto da fuori, mi pensate, quindi ho detto una cazzata, forse però. Ragazzi, stiamo per andare ai terreni del palazzo. E ho molta paura di quello che potrebbe nascondersi qui.